Ehi ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Serena e oggi finalmente vi dirò quelli che sono i prodotti che hanno migliorato tantissimo la mia esperienza d'uso con Apple Watch. È stata veramente dura perché in tutti questi mesi ho provato tantissimi prodotti, però queste sono le soluzioni migliori che ho trovato per rapporto qualità-prezzo che davvero trovo molto interessanti. Ma iniziamo! Partiamo subito col dire che io ho la versione sport 38 mm dell'Apple Watch. Subito fuori dalla confezione avevo ovviamente il watch con il cinturino in fluoro elastomero colore black che non mi piace per niente, lo trovo poco elegante, poco maneggevole, scomodo anche da indossare, però questo ovviamente è mio parere personale. Per questo mi sono subito lanciata su cinturini in nylon che trovo estremamente leggeri, comodi da indossare, traspiranti e soprattutto su Amazon ci sono tantissime soluzioni con tanti colori diversi ad un costo veramente irrisorio. Trovate comunque tutti quanti i link in descrizione così è più facile per voi anche andare a darci un'occhiata. Infatti ho acquistato un cinturino colorazione nera che veramente mi ha soddisfatto al 100%. Sia per il materiale utilizzato, sia per la costruzione e anche poi per l'utilizzo comunque del brevetto Apple per quanto riguarda l'inserimento dei cinturini. È davvero perfetto, identico a quello, insomma, dei prodotti originali. In più, se ci fate caso, addirittura anche la fibbia è in colorazione nera, che quindi questo mi fa capire quella che è l'attenzione di questo produttore di terze parti all'interno di questo prodotto. E assolutamente ne sono rimasta soddisfatissima. Lo stesso vale anche per il cinturino, sempre in nylon, che ho acquistato in color beige o comunque definito anche caramello, che mi è piaciuto davvero tantissimo. Entrambe sono molto traspiranti, leggerissimi, soprattutto in confronto a quelli in silicone o fluoro elastomero. E poi li ho potuti anche mettere a confronto con un cinturino originale Apple. Sto parlando della versione Pride del classico cinturino nylon, che oltre ad avere un significato molto importante dal punto di vista sociale e politico, è anche veramente perfetto secondo me per la stagione estiva, perché è comunque ricco di colori, molto vivace e davvero può essere un ottimo modo per far vedere la vostra vivacità. Sicuramente non è facilissimo da abbinare ad altri vestiti, però comunque è molto carino da indossare, molto particolare. E qui la differenza con i cinturini di terze parti si nota in maniera proprio minima, perché davvero anche quelli di terze parti sono fatti molto molto bene e costano decisamente meno. Chiaro che magari nel corso degli anni un cinturino originale può durare di più perché magari la qualità del nylon è tutt'altra, però comunque quelli che ho trovato su Amazon sono veramente ottimali. Passando invece alla maglia milanese, mi sono innamorata veramente di questo cinturino in colorazione nera, che si sposa perfettamente con quella che è la versione sport di Apple Watch, rendendolo particolarmente elegante e soprattutto ha la chiusura magnetica che è comodissima perché comunque è immediata e si adatta a qualunque tipo di polso, quindi a qualunque dimensione. E anche in questo caso ne ho apprezzato il rapporto qualità-prezzo, la leggerezza del cinturino proprio indossato e la sua comodità, perché comunque lo sto usando davvero da tantissimo tempo, praticamente dal primo giorno in cui ho avuto Apple Watch. E fino ad ora è rimasto assolutamente perfetto. Spostandomi invece di più sul lato sportivo, ho apprezzato tanto l'utilizzo di questo cinturino in silicone che riprende perfettamente quella che è l'estetica dei cinturini Nike o Nike, anche se qui ovviamente la colorazione è decisamente diversa rispetto a quello che potete trovare nei prodotti originali. Non sono milanista, attenzione, però questa è la colorazione perfetta per quella che è la mia divisa da grande sportiva quale sono. Certo. Avendo poi tutti questi fori, è super traspirante, perfetta per l'attività fisica. Vi lascio il link in descrizione perché trovate davvero una moltitudine di colori che potrà fare sicuramente al caso vostro. E poi il companion perfetto di Apple Watch è un piccolo case bianco all'interno del quale sono contenute le AirPods. Soluzione secondo me eccezionale per chi ama la musica, per chi fa tante telefonate, insomma cose di questo tipo qua, perché semplicemente cliccando un bottoncino si risponde alla chiamata, si fa una telefonata e poi con il watch si può gestire tranquillamente quello che è il cambio di traccia piuttosto che la gestione del volume. E io ve lo consiglio assolutamente, soprattutto perché in questo periodo c'è un prezzo molto interessante su Amazon, sempre qui link in descrizione, e già che ci sono vi mostro quello che è il mio
case attuale per le AirPods che ho trovato da poco e che è veramente spaziale. E se non avete ancora visto la mia recensione delle AirPods, andatela a vedere, ve la lascio qua, mi raccomando, eh. E poi quando arriva sera ed arriva il momento quindi di ricaricare Apple Watch, mi piace moltissimo l'idea di posizionarlo su una dock che quindi possa consentire l'attivazione anche della modalità night, quindi di utilizzare, diciamo, l'Apple Watch come sveglia. Per questo utilizzo moltissimo questa dock di Just Mobile, realizzata completamente in alluminio, che lo rende davvero un prodotto elegante, attento ai dettagli e soprattutto, secondo me, molto moderno e che si sposa perfettamente con quello che è l'ecosistema Apple. Il cavo viene nascosto perfettamente e la qualità dei materiali, sia plastici che dell'alluminio, veramente è molto molto alta e ve la consiglio tantissimo. Se invece siete delle persone un pochettino più zen, che preferite materiali più naturali, vi consiglio questo stand in effetto legno, che veramente è ottimale se magari avete un setup bianco piuttosto che magari apprezzate molto il legno. Mentre quando sono in viaggio mi affido tantissimo ad un prodotto di Puro, si chiama Dual Power ed è una sorta di dock portatile per ricaricare sia Apple Watch che un prodotto esterno come può essere lo smartphone per esempio, perché è dotata anche di una porta USB a cui collegarci ciò che volete. Io generalmente non uso mai questa cosa qui perché comunque faccio uso di tantissime altre power bank e sfrutto tutta la batteria interna per ricaricare per più giornate Apple Watch. Esteticamente è molto piacevole, secondo me, decisamente pulito il design, tutto in materiale plastico comunque di qualità, e poi viene fornito in confezione anche un piccolo sacchettino effetto velluto, molto comodo per il trasporto e per comunque non rovinare questa dock portatile. L'unico difetto che ho trovato in questa dock purtroppo sta nel fatto che non è integrato il caricatore di Apple Watch e quindi dovrete utilizzare quello che viene fornito durante l'acquisto. È un po' una scocciatura se avete solamente un cavetto, perché comunque dovete toglierlo dalla dock a casa e poi inserirlo qui dentro. Niente di trascendentale, però a lungo andare, se viaggiate molto, potrebbe essere un pochettino una noia. Ma la soluzione l'ho trovata con questo caricatore di Ugreen, il quale integra direttamente il magnete per la ricarica di Apple Watch. Esteticamente è molto semplice, niente di particolare, però ho apprezzato moltissimo l'utilizzo delle plastiche, che sono estremamente morbide al tatto e comunque di buona qualità. Peccato per il logo dell'azienda cinese, che è estremamente visibile e non mi ha fatto impazzire più di tanto, però tranquilli che alla fine di questo video penso che prenderò un indelebile e inizierò a cancellarlo. Ed è dotato di una porta USB per eventualmente ricaricare un altro dispositivo e soprattutto sono presenti anche dei LED che indicano appunto lo stato della batteria. È molto semplice, estremamente leggero, però fa quello che deve, lo fa molto bene ed è diventato mio compagno perfetto durante i viaggi che faccio, soprattutto ultimamente. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi meritate in maniera totalmente gratuita di cliccare qua sopra e iscrivervi al mio canale. Noi ci rivediamo nel corso della settimana su Instagram, Telegram e su Twitter. Ovviamente giovedì ci sarà un'altra puntata dedicata ai viaggi e che dire, ci vediamo presto presto sempre qua sul mio canale. Ciao!